Occhi lucidi, abbracci, sguardi che condividono dolore ma anche incredulità. Incredulità che sia potuto succedere, che nella maledetta galleria di Montebello la vita di una ragazza di 26 anni sia stata stroncata dall'ennesimo incidente stradale. Tantissime le persone venute a dare l'ultimo saluto a Tania Testi stamane al cimitero di Sant'Anna. Parenti, amici, anche quelli che magari non si incrociavano da anni, ma che stamane hanno voluto essere comunque presenti per portare il loro abbraccio ai genitori della ragazza. E ancora operatori della ristorazione e del commercio, ma anche avventori del ristorante all'antico spazzacamino che la mamma Tiziana Bertoia e il suo compagno Edoardo gestiscono in via Settefontana. L'appuntamento con le esequie di Tania era fissato per le 10, con la messa poi alle 11 nella chiesa grande del cimitero. Ma sin dalle 9.30 la gente ha cominciato ad arrivare, riempiendo via via tutto lo spazio disponibile davanti alla saletta azzurra che accoglie la bara. E nonostante il numero di presenti aumenti di minuto in minuto, permane il silenzio, rotto solo da un leggero brusio che rende l'atmosfera quasi irreale. La partecipazione, infatti, come è d'uso dalle nostre parti, è composta, senza eccessi, a voler testimoniare più con i volti tesi che con le parole un'intensa partecipazione al dolore della famiglia. Un dolore che rimarrà nel cuore di tutti.